C'è un verso nella parola di Dio che per me è pazzia, che non ho dato alla regia, ma che aggiungo adesso perché sono le cose che fa lo Spirito Santo. Che affida all'Eterno le tue opere e i tuoi progetti riusciranno. E in ordine cronologico, quello che viene per primo non sono i progetti, ma cioè non sono le opere, ma i progetti. Quando noi dobbiamo costruire, quando noi dobbiamo fondare, noi mettiamo su base dei progetti che poi portano a un'opera, giustamente. E invece il verso dice l'inverso, dice affida all'Eterno le tue opere e i tuoi progetti riusciranno. Quindi è un'azione di fede, come quando Dio ti ha dato un sogno, come quando Dio ti ha dato un progetto di investimento su anime, chiesa, lavoro, famiglia. Dio dice affidami prima il finale e tutto quello che verrà, il percorso di questo sogno, il percorso di questo proposito, io lo compirò per fede. Amen. Quindi affida all'Eterno le tue opere. Questa sera io ti voglio dire questo. Ci affacciamo, stiamo lasciando un anno con le sue gioie, i suoi dolori, con tutte le emozioni che Dio ci ha dato, con le crescite, i livelli, no? Con i combattimenti, con le vittorie, con le cadute e con essere rialzato più forte di prima, ma il Signore ci sta proiettando. Noi cronologicamente entriamo nel nuovo anno, ma anche spiritualmente, questo è tutto spirituale, entriamo in nuove stagioni. C'è chi questa nuova stagione la inizia questa sera, c'è chi l'ha iniziata e il Signore ti sta dicendo affidagli i tuoi progetti, affidagli le tue opere. Io benedirò i tuoi progetti, come quando una persona di autorità, un impresario comunale, no, deve timbrare quel progetto affinché possa essere completata la tua opera. Lo Spirito Santo stasera timbrerà le tue opere per benedire i tuoi progetti. Amen. Quindi ho detto parlerò della fede. La fede in Cristo è l'unica condizione per ricevere la salvezza. Tante volte abbiamo ricevuto una salvezza intellettuale. Abbiamo imparato, ci hanno insegnato a muoverci in un sistema religioso, ci hanno insegnato magari siamo nati in chiesa, alcuni di noi, e quindi ci hanno dato un'educazione cristiana, ma talvolta ci sono persone che non sono convinti della salvezza, perché la salvezza si riceve per fede. Io per fede credo che Gesù è il figlio di Dio, io per fede credo che Cristo è venuto come uomo attraverso lo Spirito Santo nel grembo di una donna vergine. Amen. Io per fede credo che Dio nella forma di uomo ha camminato in mezzo a noi. Io per fede credo che quell'uomo ha compiuto miracoli, prodigi, ha seminato la parola affinché potesse essere divulgata nel mondo. Io per fede credo che quell'uomo si è dato, perché Cristo si è dato, la morte non ha avuto diritto sulla sua vita, Cristo si è dato alla croce. Io per fede credo questo, per fede credo che lui non ha abitato tra i morti, ma che è sceso, che ha preso le chiavi del dominio e della morte, ha rotto l'impero della morte. Per fede credo che i miei peccati sono perdonati e i tuoi peccati sono perdonati. Per fede credo che quell'uomo, figlio di Dio, Gesù Cristo, Gesù di Nazareth, è risorto e siede in gloria alla destra del Padre ed intercede per ognuno di noi. Amen. Tutto questo noi lo riceviamo per fede. Amen. Noi lo riceviamo per fede. La parola di Dio in Ebrei, capitolo 11, verso 6, dice: or, senza la fede è impossibile piacergli, poiché chi si accosta a Dio deve credere che egli è e che ricompensa tutti quelli che lo cercano. Amen. Or senza la fede è impossibile piacergli, poiché chi si accosta a Dio deve credere. Amen. Deve credere che egli è e che ricompensa tutti quelli che lo cercano. Amen. Quindi, che cosa riceviamo per fede? Riceviamo una ricompensa. Amen. Riceviamo una ricompensa da chi? Da Dio stesso. Riceviamo una ricompensa perché? Perché noi crediamo. Amen. E quando noi crediamo, riceviamo un livello. Amen.
Tutto questo avviene contro la proiezione di quello che vediamo. Perché come ho spiegato in settimana in un programma che faccio proprio su questo canale, amen, parlando proprio della fede, perché lo Spirito Santo mi sta parlando della fede, perché la Chiesa deve essere portata in un livello di fede maggiore. E il cuore e il desiderio del servo di Dio che mi ha preceduto, del pastore Petrone, sono cose che anche Dio vuole vedere manifestate sulla terra. Stati pieni di persone, strade che adorano il nome di Dio, chiese che battezzano ogni settimana, si fanno culti battesimali, questo avviene per fede, ma la Chiesa ha bisogno di un battesimo, un nuovo battesimo di fede, perché uno dei nemici della fede è la realtà. La realtà che noi viviamo, il giornaliero che noi viviamo, tutto quello che noi percepiamo da quello che ci circonda, da quello che ascoltiamo, dalla crisi e da tutto quello che borbanda la nostra vita, borbanda anche la nostra fede. Quindi noi dobbiamo alzarci come popolo di Dio contro la realtà e dobbiamo incominciare a profetizzare, dichiarare, costruire, perché noi siamo stati posti in luoghi di governo e nei luoghi celesti e abbiamo l'autorità di cambiare la nostra realtà con la fede. Io ti consiglio già questa sera, amen, allo scadere di questo anno, prima di festeggiare, prima di abbracciarti con i tuoi cari, incomincia a dichiarare. Costruisci questo nuovo anno sul fondamento della fede per vedere cose soprannaturali. Questo sarà un anno di raccolta, perché molto è stato seminato in questi due o tre anni. In questi anni di Covid, in questi anni di crisi, molto è stato seminato con suppliche, con preghiere, molto è stato seminato. Quindi noi adesso ci affacciamo in un anno di raccolta. Chi raccoglie se non a chi ha seminato? È una legge divina, è una legge soprannaturale. Non c'è raccolta se non c'è stata prima una semina. Amen. E questo avviene anche nel naturale. Quindi noi per fede, incominceremo a confidare in Dio affinché noi possiamo avere ricompensa, abbiamo letto in Ebrei. Amen. E dobbiamo credere che fermamente che Cristo è risorto per il perdono dei nostri peccati. Amen. Ebrei, sempre Ebrei, capitolo 10, verso 22 e 23. Ebrei 10, 22 e 23. Avviciniamoci con cuore sincero e con piena certezza di fede, avendo i cuori aspersi di quell'aspersione che li purifica da una cattiva coscienza e il corpo lavato con acqua pura, ma manteniamo ferma la confessione della nostra speranza senza vacillare, poiché la fede, poiché fedele è colui che ha fatto le promesse. Amen. Quindi se noi manteniamo questa fede, questa certezza in colui che è risorto, e se noi confessiamo la nostra certezza verso Cristo, ogni condanna, ogni accusa, ogni spirito di rigetto, ogni foglio ostile che Satana ha scritto sulla tua vita sarà distrutto allo scadere di questo anno. E tu ti affaccerai nel nuovo anno con il perdono dei peccati. Tu ti affaccerai in questo nuovo anno con un manto di paternità. Tu ti affaccerai in questo nuovo anno senza accusa. Tu ti affaccerai in questo nuovo anno come figlio e come figlia di Dio. Ma noi dobbiamo, ha detto la parola di Dio, avvicinarci con cuore sincero e con piena certezza di fede. Come si ha la piena certezza di fede? Annientando ogni ragionamento che si oppone alla verità di Cristo. I ragionamenti si appoggiano alla realtà e ti dicono: ma tu sei malato, ma tu sei malata, ma tu sei povero, ma tu vivi in una condizione di peccato. Questa realtà, Satana si appoggia alla realtà. Amen. E la realtà è nemica della fede, perché la realtà ti porta all'occhio, alla natura, ai tuoi sensi.
tutto quello che tu veramente stai vivendo. Ma la nostra fede questa sera si alzerà per distruggere, per annientare, per demolire ogni realtà diabolica, ogni opposizione che si oppone alla tua guarigione, che si oppone alla tua liberazione, che si oppone al tuo avanzamento, che si oppone alla struttura della fede soprannaturale. Tutto quello che ti lega nel naturale, tutto quello che ti lega in una struttura stabile, tutto quello che ti fa appoggiare alla tua economia, tutto quello che dà forza al tuo fisico a seconda della tua forza naturale, si oppone alla fede. E il Signore ci ha detto: manteniamo ferma la confessione della nostra speranza senza vacillare, perché è fedele colui che ha fatto le promesse. Gesù è fedele. E se tu non hai mai avuto una promessa da qualcuno, forse non hai mai sentito niente, forse non hai mai sentito qualche profeta che è venuto a profetizzare alla tua vita, io ti voglio dire in questo momento, e voglio benedire anche tutti quelli che ci stanno seguendo in questo momento, che mi arrivano messaggi, io vi voglio benedire in questo momento. Afferra questa promessa di fede, afferra questa promessa per la tua vita, perché sarà rotto ogni impedimento questa sera nel nome di Gesù Cristo. Tutto questo, quando noi arrendiamo il nostro cuore, quando noi lo laviamo di quest'acqua, l'acqua dell'aspersione che è scesa dalla croce di Gesù Cristo, che cosa succede? Che entriamo in un ravvedimento. Secondo Corinzi, capitolo 7, verso 10, perché la tristezza, secondo Dio, produce un ravvedimento che porta alla salvezza, del quale non c'è mai da pentirsi, ma la tristezza del mondo produce la morte. Perché la parola di Dio parla di tristezza? Amen. Perché Dio non vuole vederci tristi. Qual è il motivo che l'apostolo parla della tristezza? Amen. La tristezza di cui parla la parola di Dio in questo verso, amen, è uno stato di schiacciamento nel quale lo Spirito Santo ci porta affinché noi possiamo entrare nel pieno ravvedimento della fede in Gesù Cristo, che rompe ogni struttura di peccato, che rompe ogni struttura di legame e ci porta nella piena coscienza che siamo figli di Dio. Ci porta nella piena coscienza che abbiamo bisogno di questo ravvedimento per entrare nella gloria di Dio. Questo avviene per fede. Quando noi abbiamo questa fede, Gesù, il figlio di Dio, Gesù, colui che ha camminato come uomo, scese nelle acque battesimali per dimostrare alla Chiesa, per dimostrare a noi, non che dobbiamo farci il bagno, non che dobbiamo entrare in una vasca o a mare per esercitare un compito in chiesa, per prenderci la Santa Cena. Questo appartiene alla struttura, al dogma umano. Gesù ci ha dimostrato che dobbiamo scendere nelle acque attraverso un primo battesimo che avviene nello Spirito ed è il battesimo del pentimento e del ravvedimento. Amen. Affinché usciti da quelle acque come nuove creature possiamo ricevere la pienezza dello Spirito Santo, come lo ha fatto Lui. Amen. Questo si riceve per fede. Amen. La fede è la chiave di ogni cosa. Come possiamo ricevere la fede? Magari tu mi stai guardando in questo momento e mi puoi dire: io non so come ricevere questa fede che è pazzia per il mondo. La fede è pazzia perché la fede si oppone ad ogni ragionamento, ad ogni realtà. Se un medico ti viene e ti presenta un foglio e ti dice: io ti scrivo che tu hai una malattia incurabile, la fede deve opporsi a quel decreto medico. Se la banca ti chiama e ti dice che stai per fallire, la fede deve opporsi a quella crisi economica. La fede deve opporsi alla crisi matrimoniale, la fede deve opporsi a tutto quello che ti circonda, la fede deve opporsi alla realtà, perché la nostra realtà è soprannaturale, la nostra realtà è celeste e tutto quello che è stato costruito nei cieli si riversa sulla terra attraverso la fede. Amen. E la fede va contro la nostra volontà, perché la preghiera dice: venga il tuo regno e sia fatta la tua volontà. Amen. E quello si riceve per fede.
La fede ci rende ubbidienti. Amen. Questo lo leggiamo in Romani, capitolo 1, verso 5. Per mezzo del quale abbiamo ricevuto grazia e apostolato, perché si ottenga l'ubbidienza della fede fra tutti gli stranieri per il suo nome. Amen. Noi abbiamo ricevuto l'ubbidienza della fede. Amen. Nella nostra natura abbiamo qualcosa che dobbiamo dominare costantemente. Come abbiamo sentito anche dal pastore, c'è orgoglio. Amen. C'è ribellione. Questo fa parte della carne, questa carne, questo primo nemico, il tuo primo nemico sei tu stesso, sono io stesso. Dobbiamo costantemente combattere questo nemico, umiliare questo nemico, dobbiamo costantemente sottometterlo alla volontà di Dio e questo ci porta a crescere nell'ubbidienza della fede. E la parola di Dio ha detto qualcosa di meraviglioso tra tutti gli stranieri, perché si ottenga l'ubbidienza della fede. Fra tutti gli stranieri, chi sono gli stranieri oggi? Sono tutti coloro che non hanno ancora realizzato Gesù nella loro vita, perché tutti coloro che hanno accettato Gesù sono diventati Israele celeste, amen, l'eletta di Dio. Ma coloro che ancora devono accettare Gesù e si accetta per fede, amen, sono stranieri. Ma la parola di Dio ci ha detto che noi riceviamo un'ubbidienza di fede fra tutti gli stranieri. Quindi quando tu realizzi la fede in Gesù Cristo, lui ti attiverà per portarti anime. Lui ti attiverà per salvare tuo marito, tua moglie. Lui ti attiverà per cambiare la tua realtà. Chi ti dà la fede? Dice sempre Ebrei, avendo gli occhi su Cristo, avendo lo sguardo fisso su Cristo, colui che crea la fede e la rende perfetta. Non c'è un allenamento. Dice la parola di Dio che ognuno di noi ha ricevuto una misura di fede. Amen. Ognuno di noi tiene in sé una misura di fede, ma il nostro misuratore di fede è Gesù Cristo. Tenendo gli occhi fissi su di Lui, noi riceveremo fede e Lui la renderà perfetta. Se noi abbiamo gli occhi su Cristo, noi non guarderemo tutto quello che ci circonda. Se noi abbiamo gli occhi su Cristo, noi non noteremo i problemi della vita. Tutti gli affanni non ci condizionano, tutte le difficoltà non ci fermeranno, le trappole di Satana riusciremo a scansarle perché avremo gli occhi fissi su Cristo, colui che crea la fede e la rende perfetta, perché saremo stabiliti e portati in un nuovo livello. Entriamo, io lo voglio dichiarare, entriamo nel 2023 con un nuovo livello di fede, con nuove porzioni di fede. Entriamo nel 2023 con una nuova visione di fede, con una nuova visione dell'Evangelo. Il Signore distrugge delle strutture che hanno fermato la tua fede in questo tempo. Il Signore ti porta in una nuova realtà. Il Signore ti porta in una nuova percezione della sua parola. Il Signore ti porta in una nuova rivelazione. Il Signore ti dà chiavi nuove per questo nuovo anno. Tu vedrai e raccoglierai quello per il quale hai così pianto, hai così gridato, hai seminato con lacrime, raccoglierai con gioia in questo anno. Io voglio pregare, mi vado alla fine. Io voglio pregare in questo momento insieme a tutti quelli che sono ancora collegati con noi, dovunque tu mi stia ascoltando, in qualunque territorio tu ti trovi, in qualunque condizione, qualunque sia il tuo livello sociale, noi abbiamo un Cristo che ci porta tutti allo stesso livello attraverso il sangue di Gesù. Siamo tutti quanti lavati, dice la parola di Dio, con quell'acqua che ha asperso il nostro cuore affinché possiamo avere il diritto di essere figli di Dio, tutti quanti. Tutti quanti possiamo avere il diritto di essere figli di Dio e accettiamo questo foglio di paternità per fede, accettiamo questo foglio di perdono per fede, il condono, colui che ha strappato il foglio ostile, lo è Gesù Cristo e noi lo accettiamo per fede, colui che ha tolto il manto del rigetto e ci ha dato il manto della paternità è Gesù Cristo e noi lo accettiamo per fede. Distruggiamo
tutto quello che ci ha frenato, tutto quello che voleva vederci morti. Distruggiamo tutto quello che fino ad oggi, in questo anno, ci ha oppresso, ci ha frenati, ci ha schiacciati e voleva vederci morti in questa nuova stagione, dichiarando nel nome di Gesù Cristo che noi ci affacciamo in questo nuovo anno con un nuovo livello, nuovi traguardi, nuovi progetti. Le opere nostre sono benedette in Gesù Cristo per la fede che abbiamo in Lui. Noi non guarderemo le difficoltà intorno a noi, non ci affacceremo né a destra né a sinistra e nemmeno guarderemo alle nostre spalle per quello che noi abbiamo lasciato. Se tu hai lasciato qualcosa, benedici il Signore, perché tutto quello che hai lasciato ti frenava, perché tutto quello che hai lasciato ti teneva incatenato. Affacciati in questo nuovo anno, in questo nuovo tempo, in questo nuovo livello con una fede maggiore in Gesù. Lui ti ama, Lui ti sostiene, Lui ti guida, Lui ti spinge, Lui è al tuo fianco, Lui è la tua avanguardia, la tua retroguardia, è ai tuoi lati, Lui è in ogni posto, dovunque tu ti trovi e temi l'Eterno. Dice la parola di Dio che l'angelo ti circonda, l'angelo dell'Eterno circonda coloro che temono il Signore. E questo tu lo puoi realizzare solo per fede, rompendo ogni struttura intellettuale di cose che ti hanno insegnato, inculcato, per il quale hai camminato, ma che mai hai realizzato perché non hai avuto fede. Ora, nel nome di Gesù Cristo, si attiva la fede dentro di te. Preghiamo in questo momento, alza le tue mani insieme a me dovunque ti trovi e dichiaralo: io abbatto ogni struttura mentale, io abbatto ogni impedimento intellettuale, ogni ragionamento che si opponeva alla volontà di Dio. Io dichiaro i lombi della mia mente saldi in Cristo, affinché una nuova misura di fede mi accompagni in questo nuovo anno. Questa notte stesso io dichiaro che si attiva nuova fede, sarai investito da una nuova misura di fede, che ti accompagni questa parola e ritorni nella tua mente, nella mente dello Spirito, affinché tu possa aprire gli occhi dello Spirito per guardare le cose in modo diverso. Ora, Padre, nel nome di Gesù Cristo, io ti prego per la tua Chiesa sparsa per il mondo, che questa notte, Signore, si innalzino preghiere di raccolta per questo nuovo anno. Pianti e lamenti sono stati fatti negli anni scorsi per le sofferenze, per le oppressioni. Io dichiaro, Padre, nel nome di Gesù Cristo, che raccoglieremo con gioia, raccoglieremo, Signore, con potenza, raccoglieremo per moltiplicazione. Padre, nel nome di Gesù, chi ha dato uno raccoglierà 100, chi ha dato 100 raccoglierà 10.000. Signore, nel nome di Gesù Cristo, la tua Chiesa si innalzerà in questo nuovo anno, una Chiesa di potenza. Per la fede, Signore, abbatteremo i giganti intorno a noi. Nulla potrà impedire l'avanzamento della tua gloria, Signore, in nome di Gesù Cristo. Sarà innalzato al di sopra di ogni nome. Padre, nel nome di Gesù, io dichiaro ancora nuovi territori per parole di vita, Signore, nuovi territori per tutti i ministri che collaborano, nuovi territori, Padre, espansione soprannaturale, Signore. Io dichiaro il manto della tua gloria, Eterno. Io dichiaro, Signore, Padre, che tu possa dare una nuova rivelazione. Togli il velo, Padre, togli il velo, Signore. Per fede si fece il passo davanti al mare e per fede il mare si aprì e camminarono sull'asciutto. Noi cammineremo, Signore, sull'asciutto, perché tu porterai, Signore, sul palmo della tua mano i nostri passi e ci porterai in nuovi luoghi, in nuovi territori per la gloria di Dio. Grazie, Signore, per questo anno che ci hai fatto vivere e che noi lasciamo alle spalle e ci prodighiamo e ci affacciamo in questo nuovo anno con la piena speranza, con la piena certezza che vedremo la tua gloria nel nome di Gesù. Amen.